Torella dei Lombardi ha un grande sogno, un progetto ambizioso, quello di realizzare un festival internazionale del cinema western. Cosa ne pensi? Ah, ne penso un gran bene, cioè fra l'altro io sul genere western, ma inteso come tutto il genere, anche il cinema americano, non solo western, spaghetti western. Mi piacerebbe, perché fra l'altro ho delle lacune io sul western, su specialmente John Ford, John Wayne, ho visto poco, ho visto Sentieri Selvaggi, Ombre Rosse, però ad esempio non ho visto Un Dollaro d'Onore, ho delle gravi lacune lì, parto più sugli anni 70, su proprio Leone, Peckinpah. Quindi suggerisci anche un museo del cinema western con una retrospettiva sui vari maestri? Beh, non sarebbe male, suggerisco di partire appunto dai primi western, non dico proprio da Tom Mix, però da John Wayne, poi vedere come si evolve il genere anche attraverso Arthur Penn, Il piccolo grande uomo, ma anche le ultime prove, Clint Eastwood, Gli Spietati, insomma, partirei dalle origini per arrivare all'oggi, a quei pochi esempi che ci sono oggi. Un suggerimento che gireremo al direttore artistico della rassegna, Gianni Minà. Speriamo, grazie.